Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 5 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Poche parole ma emozioni forti. Di parole non ne avete bisogno, per voi parlano i boschi e la natura, esprimendo con la loro bellezza tutta la vostra profondità, già esaltata dal trigono Sole-Plutone. Contro malesseri e stress non trovate soluzione migliore che cambiare ambiente, nuove abitudini e nuovi ritmi sono un toccasana per la vostra mente e di riflesso per il fisico, stanco di pillole e di chimica. Discreta una trattativa privata, purché l'acquisto debba piacere solo a voi, attorno tutti caldeggiano iniziative che invece in voi scatenano solo ansia. Finanze al sicuro ma non troppo, occhio a non farvi sedurre dal gioco nemmeno per scherzo. Il denaro non serve per il vizio, casomai per il viaggio, due vocaboli con la stessa iniziale ma con energia e valenza del tutto diverse. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Quando l'amore si nasconde tutto sembra girare al contrario, oggi mettete da parte i rancori e le gelosie e ne trarrete vantaggio. Giove oggi vi offrirà qualche opportunità in più del solito per affrontare e risolvere qualche problema. Dispensate sicurezza agli altri e mettete da parte il pessimismo. Buone nuove in arrivo per i nati di mercoledì. Gli altri dovranno accontentarsi della routine. Attenti agli elettrodomestici e agli oggetti appuntiti. Momento buono per ottenere prestiti, sia che vogliate ristrutturare l'appartamento, sia che vogliate acquistarne uno, o un'auto è giunto il momento di valutare le varie proposte di banche e finanziarie. È inutile piangere sul passato e sui propri errori, in fondo, ricordate, che siete arrivati lì perché l'esperienza vi è mancata. Ma è inutile voltarsi indietro. Oggi dovrete dedicarvi un po' a voi stessi, trovate il tempo necessario per farlo scegliendo quei momenti della giornata che permettono un relax. Negli ultimi tempi vi siete trascurati troppo. Non date sempre colpa alla crisi se il vostro progetto non sembra decollare, è che ci lavorate poco e senza entusiasmo. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e lavorate di più intorno e sul progetto. Potreste pensare di aiutare qualcuno che è in difficoltà in questo momento, decidetevi per un aiuto disinteressato. Potendo fate elemosina. Oggi siate irremovibili e intransigenti, o vi chiedono scusa oppure lasciate perdere e troncate netta ogni discussione con cui vi vorrebbero incantare. Avete ragione su tutto e non potete sopportare per niente quello che vi hanno fatto. È tempo di rivalutare alcune amicizie oggi, perché potrebbe essere necessario per voi in futuro sapere su chi poter contare. Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno. Nella sfera professionale vi muoverete molto bene. Si respira un'aria nuova nel campo lavorativo per voi. Giornata di lunedì molto positiva e allegra per voi. La luna si trova in Sagittario, in angolo stupendamente positivo per voi. Anche il sole è bello in Gemelli e vi dona un tono vitale fiammeggiante. Si amplifica la vostra voglia di socievolezza, di comunicazione, il desiderio di vedere gente e di andare in giro. Se siete appassionati di arte, di cultura, di cinema e teatro, la configurazione odierna facilita il gusto per queste scelte in momenti da assaporare tutti in compagnia delle persone, e sarà la gente con cui vi trovate nel vostro stato d'animo più disteso e sereno. Felici e contenti, a darvi manforte la luna piena, socievole e compagnone in Sagittario, è grazie a lei che vi state divertendo, incontrando parenti, amici, persone care al vostro cuore, con le quali oggi non si toccano argomenti pesanti, niente politica, economia, malattie, si ride, si scherza, sollevando finalmente l'umore già affossato da troppe problematiche. Amore ed Eros. Al partner e alla famiglia le belle parole non bastano più, vogliono fatti concreti,
E voi siete tenuti a dimostrare i vostri sentimenti in modo tangibile. Se nel rapporto qualcosa non va, la sensazione dominante è di soffocamento, ognuno in famiglia ha i propri segreti ma i vostri pesano particolarmente. Venere è ancora in angolo negativo per voi, dunque è imbronciata nel Cancro. La componente sentimentale dell'amore è in lieve calo ora. La parte passionale, erotico, fisica invece, risplende. Plutone si trova in Acquario, segno fortemente amico della Bilancia. Anche Marte è con voi dal fidato Leone. E infine il Sole si trova a gratificarvi dai Gemelli. Una nuova condizione dello spirito e della mente vi permette di rivolgervi all'amore in maniera decisamente più consona alle vostre esigenze e aspirazioni. Lavoro e denaro? Vacanza goduta ogni attimo, da ogni fibra del vostro essere, l'arte, la natura, la bellezza vi danno tanto, ripristinando l'armonia che lo stress lavorativo riesce a compromettere. Sereni, pronti ad affrontare i problemi di sempre ma con uno spirito diverso, sorridente, ottimista, fiducioso nel volere del cielo. Così scandisce la legge di attrazione, chiedi all'universo e se ciò che chiedi è lecito e in armonia con i suoi disegni, te lo regalerà. Un incrocio felice tra il Sole, Marte e Plutone, i tre pianeti dell'affermazione personale, vi permette di godere di una fase ottimale se svolgete una professione connessa con la creatività artistica, l'artigianato e la moda e questa lunedì siete al lavoro. Benessere. Dieta morigerata per riequilibrarvi, sentite lo stomaco un po' gonfio. Risolvere il problema correndo o pedalando è facile se la situazione si è creata da poco, vi consoli che non si tratta di adipe ma di ritenzione idrica e gonfiore, facilmente eliminabile con lo sport. Talismano per accelerare il processo, quarzo ametista. Per lei, rispetto alla sfera interiore, il viaggio è la vostra grande risorsa, vi tira fuori dal guscio, vi insegna a vivere e vi regala opportunità e contatti irrinunciabili. Per lui, ricordi spiacevoli e gelosie retroattive vi colpiscono come un pugno nello stomaco, solo viaggiando il passato si allontana, sgombrandovi la mente da brutti ricordi. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.